Le prime opere di Van Gogh, caratterizzate da atmosfere cupe, risalgono al periodo vissuto nella campagna olandese e ad Anversa tra il 1883 e il 1885. Van Gogh era ossessionato dai contadini, un dipinto dai toni cupi, toni che riflettono la dura realtà dei contadini e che contraddistinguono i suoi primi lavori. Questa è un'altra delle prime opere e mostra il fervore religioso dell'artista. Nel 1878 Van Gogh si iscrisse alla Facoltà di Studi Teologici a Bruxelles e per 2 anni fu pastore. La candela spenta rappresenterebbe la morte recente del padre, un pastore protestante. Il curioso dipinto in cui il teschio ha una sigaretta accesa tra i denti fu realizzato quando Van Gogh era uno studente all'Accademia di Belle Arti di Anversa. L'artista si prende gioco delle lezioni di disegno durante le quali uno scheletro serviva da base per studi anatomici. Van Gogh fu influenzato dalle xilografie giapponesi, rappresentandole nei propri quadri oppure realizzando delle copie, come in questo caso. Il contatto con la cultura giapponese nell'Ottocento stimolò i pittori ad andare oltre le sfumature, andare oltre alle velature e al chiaroscuro per scoprire la bellezza delle tinte piatte. Agostina Segatori fu modella per Van Gogh e per altri pittori, ma fu anche la responsabile del Café du Tamburin a Parigi. Il caffè divenne presto un punto di riferimento per i giovani pittori dell'epoca a Montmartre. La Segatori lo usò anche per esposizioni temporanee e per aste di dipinti. Nel 1886 Van Gogh si trasferì a Parigi, dove il fratello Theo lavorava come mercante d'arte. Vincent voleva perfezionare l'arte del ritratto, ma essendo troppo povero per potersi permettere dei modelli, dipinse diversi autoritratti. I colori si fecero più vivaci grazie all'influenza degli impressionisti parigini. La stanza di Van Gogh fu dipinta mentre il pittore si trovava ad Arles, nel sud della Francia, per un ricovero ospedaliero. Fu in parte rovinata a causa di un'alluvione. L'artista, dopo un anno circa, iniziò a creare 2 copie del medesimo quadro. Un'altra opera del periodo di Arles, che ritrae l'abitazione che Van Gogh affittò con l'intenzione di fondare una colonia di artisti insieme a Gauguin. Tra i due, dopo un periodo di convivenza di qualche settimana, scoppiò una lite furiosa. Van Gogh ebbe una crisi, durante la quale si tagliò l'orecchio sinistro, un evento entrato nel mito. Questo è uno dei 4 quadri raffiguranti girasoli che Van Gogh realizzò per decorare la stanza del pittore amico Paul Gauguin nella cosiddetta Casa Gialla, che Vincent affittò ad Arles, nel sud della Francia. Il giallo per l'artista era un simbolo della felicità e inoltre nella letteratura olandese il girasole è un emblema ricorrente di devozione e fedeltà. Qui si va oltre il mero dato reale. Il paesaggio diventa un'espressione della disperazione dell'artista. Gli elementi naturali assumono un aspetto cupo e minaccioso. Il grano maturo non ondeggia dolcemente, ma sembra scosso da profondi tremiti. Quasi un fuoco impetuoso che divampa al centro della tela. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!